servizio militare ed assegnato all'undicesimo reggimento alpini di Trento. Dall'inverno del 1942 alla primavera del 1943 rimasi a Trento, dove fui promosso caporale. Dormivo in tenda e svolgevo addestramenti militari, marce con zaino affardellato, pieno di coperte, cibo, cartucce e scalate sulle montagne. Nella primavera del 43 circolavano voci che il mio reggimento doveva partire per la guerra in Russia. A conferma che tali voci corrispondevano alla realtà, ci furono consegnati pesanti indumenti di lana, maglie, cappotti, calzini, per poter affrontare il viaggio verso la Russia. Dopo un po' di giorni, invece, ci comunicarono il contrordine. La partenza verso la Russia era stata rinviata e dopo qualche mese partì con il mio reggimento verso la Francia, quale truppa di presidio nella zona di Grenoble, Cap et Sisteron. Un sergente di cognome Rossi ci comunicò che i partigiani non si trovavano più nella zona da noi presidiata, ma che si erano rifugiati sulle vette più alte delle montagne. Quindi il rallestrellamento per fortuna non ebbe più luogo. Rimanemmo appostati fino a sera inoltrata e poi rientrammo in caserma a Grenoble. Cominciai a sentirmi male, mi venne la febbre e persi l'appetito. Ogni giorno mi sentivo sempre più debole. La febbre continuava ad aumentare, l'alimentazione era scarsa e poco nutriente, mangiavamo riso in brodo, ovvero riso in acqua, andavamo a cogliere le rape nelle campagne e le cuocevamo nelle nostre gavette. Era circa il mese di luglio. Un capitano medico dell'esercito francese mi fece il certificato per il ricovero all'ospedale di Grenoble. Era il 18 luglio del 1943. Strada facendo, mentre venivo condotto da due militari a piedi all'ospedale, incontrammo dei soldati francesi che ci fecero capire che in Italia Mussolini sarebbe decaduto. Si rivolgevano a noi e ci dicevano Musso, Musso, e facevano il gesto di una pietra che ruzzola via. Infatti il 25 luglio del 43 Mussolini fu fatto arrestare dal re e poi fu liberato dai tedeschi e riformò l'esercito repubblicano appoggiato all'alleanza tedesca. Un giorno si presentò al mio letto un tenente degli alpini nativo di Firenze, del quale però non ricordo il nome. Mi comunicò che avevo davanti a me solo una soluzione, una convalescenza per malattia da causa di servizio. Se però la malattia non fosse stata riconosciuta, sarei stato mandato in un campo di concentramento situato nel territorio di Grenoble, gesto che era poi il campo di concentramento gestito dai tedeschi, con il rischio dopo pochi giorni di essere destinato ad un altro campo di concentramento in Germania, ai lavori forzati o ad un forno crematorio. Per fortuna mi fu riconosciuta la malattia a causa di servizio e quindi fui rimpatriato per una convalescenza del periodo di 6 mesi. Tornai in Italia da solo, in treno, nell'agosto del 1943.